Molte ore si riconoscono bene. Distesi a terra usano la valigia come fosse un cuscino. Le fiamme divampate ieri nella pineta vicino alle piste di Fiumicino hanno infatti bloccato i decolli per ore e qualche volo previsto per la serata di ieri è addirittura slittato a questa mattina, quando in azione c'erano ancora due elicotteri della forestale intenti a spegnere dei piccoli focolai che si riattivano. La situazione è in via di miglioramento, ma ancora moltissimi voli registrano ritardi di una o due ore. Pochi quelli con ritardi importanti, come questo volo per Chicago, riprogrammato per le 17. E così il numero dei passeggeri presenti in aeroporto aumenta sensibilmente, lo scalo romano fa fatica a contenerli. L'aeroporto è tutta in emergenza, stanno facendo dei lavori per migliorare la viabilità e questo ci crea delle problematiche a livello di viabilità in questo momento. Cioè fanno i lavori di notte, però ci abbiamo delle ripercussioni pure nella mattinata, perché poi il traffico aereo nelle prime ore del mattino è finito, insomma. Un caos che indigna, soprattutto perché l'incendio arriva appena due mesi dopo che altre fiamme, quella volta interne allo scalo, hanno creato forti disagi per intere settimane. Alitalia presenta il conto, 80 milioni di euro come risarcimento per quell'incendio e avverte che senza un piano credibile di investimenti sullo scalo romano è pronta a spostare la propria crescita altrove. Non si può infatti dire che questa sia un'estate sfortunata. Negli ultimi anni si sono ripetute situazioni incresciose, dallo sciopero degli addetti alle pulizie che lasciò tra le cartacce lo scalo nel 2012, ai furti nelle valigie dei passeggeri. In quest'ultimo caso però gli addetti incriminati erano anche quelli di Alitalia, come pure quando lo scorso agosto migliaia di valigie in transito rimasero per alcuni giorni bloccate in pista, conseguenza di una protesta contro i tagli al personale prevista nell'intesa con Etihad di Alitalia.